Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi di retro manuale. Oggi andremo a esplorare il ricordo del linguaggio ADA. Attenzione gente, che questo non è un corso di ADA, semplicemente è il ricordo di un linguaggio ADA che era, grande fama durante gli anni 1980-1990. Ci si aspettava che questo linguaggio, insieme a altri, potesse sviluppare praticamente l'intelligenza artificiale. In realtà fu un linguaggio che poi morì affogato. L'ADA non era un linguaggio, noto nella dimensione dell'home computing, ma più che altro nella dimensione del business computing. Tuttavia, ebbe una qualche notorietà agli appassionati di home computing, perché si era sentito dire e, c'erano delle aspettative che si erano create su alcuni linguaggi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che invece finì affogata. Perché in buona sostanza i computer erano solo dei pallottolieri stupidi, molto veloci nel fare i conti, però se non si sapeva dove mettere le mani, erano solo pallottolieri. Quindi, per dare la conoscenza al computer, o gli si dava, una conoscenza già prefatta con un mondo chiuso e limitato e con degli algoritmi per risolvere problemi pratici, che sarebbero stati così i computer degli splendidi esecutori, però all'interno di un mondo chiuso e limitato con una staticità totale e ben definita. Oppure si cercava di creare, una serie di algoritmi aperti in modo tale che, i computer andassero gradualmente a imparare da sé. Questa era la cosa più complicata da fare, perché occorreva una serie di linguaggi particolari che non ebbero a produrre appunto nulla, come l'ADA, e poi vedremo anche il Prolog. A differenza della prima soluzione, dove i linguaggi prevalentemente procedurali e poi successivamente con la programmazione ad eventi ebbero a, a ottimizzare il funzionamento di questi splendidi pallottolieri che tutti noi oggi abbiamo sulla scrivania e ci soddisfano, nella comunicazione, ascolto di musica, streaming, navigazione, raccolta di informazioni, programmi, calcoli, elaborazione di scritti, di database, web processor e tutto quello che vi pare, incluso la grafica digitale e l'editing audio video e quant'altro. Dunque, andiamo a vedere, dopo questo breve pippone pipponico, andiamo a vedere cos'era l'ADA. Praticamente l'ADA era un linguaggio che fu inventato dal Dipartimento della Difesa americano, perché si sperava di, dopo l'esplosione di una serie di linguaggi che c'erano stati, che ce n'erano troppi e concludevano poco, si sperava che con la standardizzazione di un linguaggio nuovo potesse, rendere, più comune e più efficace la programmazione. Questo non è un corso di ADA, però ci addentreremo un po' in questa merda del linguaggio e ci faremo qualche risata. Dunque, cosa c'è all'interno, di questo indice? Troviamo l'introduzione, il linguaggio imperativo, i sottoprogrammi, poi abbiamo programmazione modulare, tipi di programmazione, i record, gli array, ancora sui tipi, accesso di tipi, poi abbiamo qualche cosa in più sui records, fixed point types. Poi la privacy, una serie di istruzioni generiche, poi abbiamo le eccezioni, poi la schedularizzazione con il tasking, il disegno con contratti, che non è quello che pensate voi, interfacciamento con il linguaggio C, programmazione orientata agli oggetti, poi abbiamo librerie standard, contenitori, per quanto riguarda librerie standard, librerie standard per date e tempi, librerie standard per le stringhe, librerie standard per file e flussi, e poi abbiamo parte di numeri, alcuni appendici. Ecco. Cos'era l'ADA? Ecco, qui si spiega appunto che l'ADA era un linguaggio che fu creato dal Dipartimento della Difesa
come risposta all'esplosione dei tantissimi programmi e linguaggi che si erano poi verificati, e quindi il DOD pensò di creare un nuovo linguaggio che potesse in un qualche modo standardizzare. Si dice che l'ADA sia molto utilizzato in alcuni tipi di campi, ma praticamente risultò sconosciuto nel mondo dell'home computing. Qui abbiamo gli Spark. Dunque, cos'era questo misterioso ADA? Ecco, per scrivere su un interprete 10 print virgolette ciao mondo chiuse virgolette in una riga, poi processarlo, occorreva scrivere tutta questa merda qui di roba. Vad text tt con 0 io procedure grit is begin print, questa è, diciamo, che spiega che cosa avrebbe fatto, e poi l'istruzione ada.txt esattino io put line hello underscore, poi c'è la parentesi, l'apicini hello world chiusa, uno stratosferico punto e virgola come nel Pascal, e end per la chiusura della procedura. Ecco, per scrivere 10 print apici ciao chiuse virgolette, se poi ci avevate un compilatore nemmeno scrivevate il 10, perché praticamente in un compilatore i numeri di linea scomparivano, bastava la print. Ecco, invece con l'ADA dovevate scrivere tutta questa merda di roba, quindi vi rendete subito conto al volo che puzzava da far schifo di turbo calata Pascal, e quindi non ebbe poi grande applicazione l'ADA, non ci fecero un cazzo, quasi nulla. Poi abbiamo l'if then else, anche lì come qui spiega come che puzza da fa schifo di Pascal. Poi abbiamo, vediamo che cosa c'è, i cicli, anche qui for i to loop put line, anche lì vabbè, con già la procedura era già diversa che ricordava quella del basic. Poi abbiamo il while, anche lì puzza da fa schifo di Pascal. Poi abbiamo l'imperativo language sul case, e siamo da punto e da capo. Le regioni dichiarative, le espressioni con la if, eccoci qua, anche lì vedete, notate lo stratosferico, diciamo, utilizzo di parentesi, if, punto e virgola, ecco, una merda di linguaggio, non dio altro. Espressioni con il case, vabbè, e poi sottoprogrammi con un puzzino di function inc che puzzava da fa schifo di turbo calata, ecco, e basta, oltre non vado, perché tanto si è già capito che puzza da fa schifo di turbo calata. Ecco, l'ADA non ebbe nessun successo nel mondo dell'home computer, un linguaggio sconosciuto, e quindi praticamente affogò nel nulla. Avrebbe dovuto poi produrre, diciamo, una serie di produzioni di tipo di linguaggi di intelligenza artificiale, ma non produsse poco o nulla praticamente, quindi rimase relegato in parte nel segmento business computing e poi fu affogato dal C. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima.